È stata predisposta la nuova versione della guida all'adesione all'applicazione del contributo ambientale CONAIE per l'anno 2019. Allora, ascoltiamo tutti i dettagli nel servizio. Evoluzione del progetto di diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica, introduzione della diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta, variazione del contributo in diminuzione o in aumento per quelli in acciaio, alluminio, carta e vetro. Sono queste alcune delle principali novità contenute nella guida all'adesione all'applicazione del contributo ambientale di CONAIE per il 2019. Nel primo caso sono stati previsti quattro diversi livelli contributivi per altrettante categorie di imballaggi e nuovi valori unitari per tonnellata: 150 euro per la fascia A, 208 euro per la fascia B1, 263 euro per la fascia B2 e 369 euro per la fascia C. Nel secondo caso, la diversificazione dedicata agli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta, idonei al contenimento di liquidi, è finalizzata con l'applicazione di un contributo aggiuntivo allo sviluppo delle attività di raccolta e di selezione per il riciclo dedicato alla specifica tipologia di imballaggi. Infine, le variazioni. Per l'acciaio da 8 a 3 euro a tonnellata, l'alluminio passa da 35 a 15 euro a tonnellata, la carta da 10 a 20 euro a tonnellata ed infine il vetro da 13,30 a 24 euro a tonnellata. Grazie per averci seguito, l'appuntamento come di consueto la prossima settimana. Arrivederci.